Bene, un marinaio come lui. Ma è ubriaco, l'hai visto, no? Certo. Ah! Cosa succede? Aiuto! Lasciami, lasciami! Oh, ma nega, presto, fa qualcosa, chiama qualcuno, corri! Sì. Aiuto! 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 Lasciami! Lasciami! Oh, aiuto! 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 Gassè, chiedi forte! Coraggio che veniamo! Salta giù! Su! Vieni, vieni! Dammi prego! Vengo anch'io, lasciati! Lasciati, Gassè, sono io che mi prendo! Piano, piano! Vedetelo anche per le gambe! Ecco, così, voltiamo! Vedetelo anche per le gambe! Voltalo! Figlia di un cane, ma sei calmo. Giù, ma che sta? Aiutateci lì. Fai culo, giù. Giù, giù. Voleva tirarmi giù. Per le gambe. Si era attaccato, non mollava. Ma chi ti tirava giù? Mi tirava giù, chi giù per le gambe. Ma chi? Che ne so io, ma se lo acchiappo ti faccio vedere. Stai calmo. Qua! Qua! Guardate qua! Cosa sarà successo? Cos'è? Andiamo a vedere. Torna subito a casa. Lasciami stare. No. Giù. Oi ragazzi, ce n'è un altro qui. Una. Ma guarda un po'. Chi è? E chi lo sa, c'ha la faccia voltata in giù, non si vede. Dammi un gancio. Ecco, gancialo di. Vai a piano, fai a piano, Sempre più giù. Sì, sì. Si è attaccato alle gambe quel mascalzone. Beh, papà, tu, io vado a vedere cosa succede. Papà. Più calci gli davo e più lui si attaccava, quel figlio d'un cane. Avanti. Non riesco a prenderlo. Giù che ti tengo io. Ecco, ecco, un braccio. E quell'altro. Eccoci, andiamo su. Aiutateci. Avanti. Grazie. Guardate, non... Attento la faccia. Non strofinarlo. Su, forza. Prendi le gambe tu, dici. D'accordo. Cosa, le gambe? Trasciniamo le gambe. Attento. Sollevalo. Sì, ecco. Alla luce. Ecco. Ancora un po'. Ecco, mettiamolo giù, adesso. Così. Ecco. Ma questo è sangue.
Guardate che ferita. Giriamo, ragazzi, adagio, eh? Piano. Facciamo piano. Piano, facciamo piano. Così. Ma il padrone! Il signor Ducrò! Sì, è lui. È ancora vivo. Lasciate fare a me. Lasciate fare a me. Sorreggigli la testa. Così. Che cosa sarà successo? Ma guarda un po'. Respira. Sì. Ehi, che cosa succede? Due uomini sono confinati e hanno ripescati tutti e due. Uno è Gassin, l'altro è il signor Dupont. Chiama un'autoambulanza. Dove l'avete trovato? Qui sotto. Come va? È rinvenuto. Senta, ispettore. Ducrot è stato accoltellato. Accoltellato? Sì, e poi buttato in acqua. È una ferita profonda? No, non mi pare, ma ci vorrebbe un'autoambulanza. Ho già provveduto, arriverà qui tra poco. Va bene. Vedo con piacere che va meglio. Dove è stato aggredito, signor Ducrot? Qui o più lontano? Sa dirmi chi è stato? Mi sente, signor Ducrot? Voglio andare a casa. Scusi se insisto, signor Ducrot, ma è mio dovere. Ricorda dove è stato aggredito, quanti erano i suoi aggressori. Li ha riconosciuti? Ci sarà un'inchiesta e il giudice istruttore vorrà sapere. Voglio andare a casa. Portatela a casa. Bene, andiamo. Venga, padrone. Su, su, su. Piano. Ehi! Piano. La scala! Fate adagio che è ferito. Adagio così. Ma ti nascondi, eh? Sei un vigliacco, sei un vigliacco. Vieni qui, vieni qui. E tu va a letto. Mi voleva ammazzare. Il signor Ducrot, per piacere. Si accomodi. Chi devo annunciare?
polizia giudiziaria. Attendo un attimo, prego. Viene, sono visitato. È uno della polizia giudiziaria. Ah, prego. Il signor Ducro l'attende. Si accomodi. Prego. Il signor Ducro? Sì. È stato incaricato lei delle indagini? Sì. Il suo nome? Maigret. Immagino che già si sarà fatto un'idea sulla faccenda. No. Oh. No. Ah, meglio così. Però è strano. Io ho sempre pensato che la polizia si faccia un'idea su un fatto prima ancora che il fatto avvenga. Matilde! E invece... Matilde! Oh! Eccomi! Signore! Sì, signore. Ecco, chiami, vieni subito quando ti chiamo. Vai a prendere una bottiglia di vino bianco, di quello buono. Va bene, sì. Signore. Allora, cosa le hanno raccontato su... Ah, bravi. Adesso si fanno battere anche da una chiatta. Andiamo bene, continuiamo pure così. Venga a vedere. Avete lì quella chiatta col triangolo bianco? È mia. Tutti i battelli col triangolo bianco sono miei. Lumache, quando c'ero io su quei battelli, se volevo vederne un altro dovevo voltarmi indietro. Tarughe, sanno far altro che pretendere quattrini, questa è la verità. Per la verità, fanno anche il loro dovere, ma la verità in questo momento non mi conviene. Metti lì e battiti. Le stavo dicendo... Ah! Sì, che cosa le hanno raccontato sulla faccenda dell'altra sera? Beh, io ho letto stamattina la pratica che la riguarda. Il medico dice che la ferita alla schiena è superficiale. Sì, lo so. E che lei deve essere stata in acqua 3 o 4 minuti, ecco. Ah, dice così. Oh, scusa, Emil. Torno adesso dal mercato e non sapevo che... Buongiorno, signore. Lei ha cominciato con un solo battello, vero? Io ho cominciato come comincia un uomo, dalla gavetta. E la mia gavetta era una chiatta. Si chiamava Egl prima. Per farla mia ci ho messo 15 giorni, il tempo di sposare la figlia del proprietario. L'ha vista un momento fa. Adesso le Egl sono 24, poi ho 6 rimorchiatori e 2 draghe. Tutti i piloti che si ubriacano al bistrò di Fernand lavorano per me. Ieri ho deciso di offrire 20.000 franchi alla polizia se riuscivano a scoprire quello che mi aveva aggredito. Immagino pertanto che mi avranno mandato un individuo in gamba. Cosa guarda? No, niente, la chiusa, il fiume, i battelli, la sabbia, i marinai. Insomma, tutto quello che le appartiene, ecco. Ma non è tutto mio, non esageri. È anche vero, però, che tutto quello che è mio non è qui. Senta, ho letto sul rapporto che lei non ricorda niente di quello che le è accaduto prima che la ripescassero. Che cosa ha fatto l'altra sera? L'altra sera è lunedì, e come tutti i lunedì è venuta Bert col marito. Hanno cenato qui Bert e mia figlia. Il marito è un ufficiale. È un capitano di fanteria o qualcosa del genere. Sta a Versailles. Lei ha anche un figlio, no? Sì. Frequenta l'istituto superiore di paleografia. Ma non gira per casa. Gli ho messo su un appartamentino all'ultimo piano. Senta, dopo aver cenato, cosa ha fatto? Commissario? Sì? Voglio dirle una cosa importante, che è bene che lei tenga a mente se vuole andare d'accordo con me d'ora in poi. Una cosa è certa, io non sono più sciocco di lei.
E se non basta, si ricordi che chi paga qui sono io. L'aggredito sono io. Intesi? Beva. Grazie. Sigaro? No, no. Ah, ah, va. Va, riprenda tu. No, no. Cosa fa? Tieni do. Faccia pure il suo mestiere. Ma niente scherzi. Chiaro? E adesso parli lei. Beh, senta, signor Ducro, lei vuole mantenere la sua denuncia? Davvero desidera che io scopra il colpevole? Avanti. Tutto qui. Guardi che lei è ancora in tempo, sa? Niente altro. Oh, no, niente altro. Matilde! Matilde! Eccomi! Signore! Sì. Ha cambiato il grembiule? Sì, sì. Voglio una bottiglia di champagne, quello buono, quello sotto il palchetto a sinistra. Sì, signore. Vai. Il vassoio. No, no, il vassoio lo prendi dopo. Guardi che se è per me lo champagne non si disturbi. No, questo non verrà. È un secco del 1942, un'annata stupenda. Cosa guarda? Niente, guardavo il battello di Gassin. Ah, è un mio vecchio amico, Gassin. Lo sa? È l'unico che ancora mi dà del tu. Abbiamo fatto i primi passi insieme, adesso... adesso sta su un battello mio. Ha una bella figlia, Gassin. Sì, ha una bella figlia. E poi? Avanti, commissario, è cominciato. Continui. La signora che mantengo al piano di sopra, la servetta, e poi... avanti, coraggio. Vuoi degli altri? No, voglio lo champagne. La signora che abita al piano sopra si chiama Rose. Faceva l'entraîneuse da Maxime. Vuole... ecco, signore. Si posa lì e parte. Sì, signore. Altri particolari? Le passo 2000 franchi al mese e le pago anche i vestiti. Senta, dopo la cena, lunedì sera, che cosa ha fatto? Ho preso il volo. Che ora è? Le ho detto che era un ottimo champagne, eh? Sì. Chi lo sa? Io dico che saranno state le 10. E dove è andato? Da Marte. È tanto tempo che parlo da Marte. Ho bevuto un bicchiere in compagnia di una bella figliola. E quando ha lasciato la bella figliola, ha notato se qualcuno la seguiva no, per la strada? No, perché avrei dovuto notarlo. E da che parte si è diretto? Boh! Sospetta qualcuno? Qualcuno? Tutti! Alla salute! Lei non beve? Alla salute! Volevo dire proprio questo. Che posso sospettare di tutti, di mia moglie, di mio figlio, di mia figlia, di mio genero, della serva, di Gassin. E la figlia di Gassin. La figlia di Gassin, se la interessa, si chiama Aline. Bene, di tutte queste persone ne faccia quello che vuole. È gente mia. Ma partiene, la scocci pure dalla mattina alla sera. Io gliela butto in pasto. Anzi, guardi, comincio subito. Jeanne! Jeanne! Entra. E non fare quella faccia da serva tutte le volte che ti presento davanti a qualcuno. Allora, prendi un bicchiere, bevi. Ah, guarda, c'è qui un bicchiere lì del commissario. Lui non gradisce. Lui voleva sapere che cosa ci siamo detti l'altra sera a cena, quando c'era Berta e tu. Bevi, e il tuo genere. Abbiamo parlato di tante cose. No, non abbiamo parlato di tante cose. Mi scusi, signore, io non so. Ma sì, che lo sai, vuoi che ti aiuti io? Ha cominciato Bert e ha detto... avanti, cosa ha detto Bert? Su. Emil. Ha detto che aspettava un bambino. Non è così? È vero. Forse. Forse. Ha detto forse, non era sicura.
perché se nascesse questo bambino allora nascerebbe anche un piccolo problema. Il signor Deschamps, che sarebbe il suo genero, deve lasciare l'esercito, perché nell'esercito la paga è poca e con pochi soldi non si può mantenere la balia, non si possono comprare tante altre cosette. Allora questo piccolo problema lo deve risolvere papà. Papà Emile. Emile, sono io. Sei stanco, Emile. Dovresti riposare ora. No, non sono stanco. E lui ha fatto una proposta, te la ricordi la proposta del tuo genero? Vorrebbe che gli dessi subito quella parte che gli spetta del mio patrimonio, così lui potrebbe andarsene a vivere in Provenza, dove pare che l'aria sia particolarmente adatta per la primogenitura. E che cosa ha detto poco prima che io partissi, te lo ricordi? Avanti, su, che cosa ha detto? Non ricordo più. Te lo ricordi benissimo. Ha detto che tanto il denaro tu lo butti in un altro modo. No, non ha detto così, vattene. Ha detto che è lo stupido che io il denaro tanto lo spende. Lo spendo con le donne. Ecco, io le ho dato un piccolo campionario. Per il resto se la sbrighi lei. E domani uscirò. Lo voglia o no il dottore. Se mi cerca mi troverà sul molo dalle 6 in poi. Arrivederla, signor Dutroux. Arrivederla, commissario. Buona fortuna. Grazie. Forse lei riuscirà a intascare i miei 20.000 franchi. Che beve sempre, non smette un minuto. Stai fermo. Cosa state dicendo? Ce l'avete con me, eh? Bella pipa. Ce l'ha con me, eh? Ce l'ha con me, che cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Dammene uno ancora, uno. Bye.
Permesso, mi scusi. Sono il commissario Maigret. Desidererei qualche informazione. Si accomodi. Grazie. E suo figlio? No. Lei è Alin, non è vero? Sì. Mi dispiace disturbarla proprio in questo momento, ma lei era qui l'altra notte, allora... Senta, signorina Alin, prima che accadesse quel fatto, è venuto qualcuno a bordo, che so, il signor Ducrot? Sì. Ah, è sicura? Il signor Ducrot è venuto qui l'altra notte? Sì. Ma non gli ho aperto la porta. Ah, è rimasto sul ponte? Sì, ha chiamato. Io stavo andando a letto. Non volevo che entrasse. Che ora era? Non lo so. Ma prima che suo padre cadesse in acqua? Sì. Molto prima? Non lo so. Senta, lo conosce bene il signor Ducrot? Sì. Da quanto tempo? Da sempre. Ma cosa veniva a fare qui l'altra sera? Sempre la stessa cosa. Ah, ma lei forse parla del giovane Ducrot, è vero? Del figlio del signor Ducrot? No, l'altra sera Jean non è venuto. Ah, ho capito, allora è il signor Ducrot che le fa la corte, eh? È lui che viene sempre qui per questo, è vero? E che tenta, insomma, che le dà fastidio. No, mi scusi, signorina Lin, guardi che non volevo farla piangere, sa? Mi scusi, veramente, non volevo. Tipitiri, anche di. Anche di, Senta, voglio farle qualche domanda. Oh, se per l'altra sera, guardi, quello che sapevo l'ho detto. No, si tratta di un'altra faccenda. Chi è il padre del bambino di Alin? chi lo sa? Alin è una ragazza strana. Non l'ha mai guardata, commissario. Non è normale, ma è una brava persona. Anche suo padre è una brava persona. Mi crede? Grazie. Arrivederla, commissario. Questo è tutto quello che abbiamo potuto sapere su Ducrot, su sua moglie e sui figli. Non c'è altro.
Abbiamo girato tutta Charenton e la zona della chiusa. Io sono stato anche a Versailles. Ti vuoi togliere la sigaretta di bocca? Non si capisce mai quello che dici, mai. Te lo vuoi levare questo maledetto vizio? Mi hai mai visto parlare con la sigaretta in bocca? A me, eh? Cosa c'entra? La pipa è un'altra cosa! Dunque, sei stato a Versailles per il genere? Sì. Beh? Che cosa? Come che cosa? Cosa sei andato a fare, Versailles? Sei andato a visitare la Reggia? No, la Reggia no, la conoscevo bene. Sono stato per il genere, ecco, anzi ho preso sì, vabbè, ho capito, degli appunti. Per il genere. Ecco, allora, vuoi parlare? Sì, ecco qua, capo. Dunque, il capitano De Charme è figlio di un contabile di Man. Abita con la moglie in una palazzina di lusso di recente costruzione alla periferia della città, molto bellina. Ha due attendenti, uno gli cura il cavallo e l'altro fa le pulizie. Poi c'è la cameriera che... Basta. Cosa mi va a raccontare? E cos'altro avete saputo sul conto del figlio di Ducrow? Studia, esce poco, non ha amici, è un ragazzo di salute molto delicata. L'anno scorso è stato gravemente ammalato, i medici disperavano di salvarlo, ma poi si è ripreso. Ha passato 3 mesi di convalescenza sul battello di Cassin. Sul battello di Cassin? Immaginavo, lei è come me. Buongiorno padrone. Certo. Jacques, dove hai incrociato l'Aigle Quarta? Sopra Chalifert. Hanno portato i giunti? Sì, tutto a posto. Bravo. Buongiorno. Comincia a capire qualcosa? Vede, lì a Monte della Chiusa, la Marna e molti altri canali si gettano nella Senna. Tutto il traffico verso il sud, fino a Bordeaux e fino a Marsiglia, è comandato da 2 grandi società. Ma da qui in su, fino al Belgio e fino all'Olanda, comanda Ducrow. Qui intorno, case, magazzini, gru, è tutto mio, tutto Ducrow. Tanto si dice, questo tutto Ducrow vale circa 40 milioni di nuovi franchi, eh? I suoi ispettori l'hanno informata bene, complimenti. E che altro le hanno detto? L'anno scorso, se non sbaglio, suo figlio è stato 3 mesi sul battello di Gassin. Sì. Era convalescente? Se lo sa, perché me lo domanda? Era esaurito. Il medico gli aveva prescritto quiete e aria buona. Siccome Gassin doveva andare in Alsazia... Laggiù c'è un bistrò. Posso offrirle qualcosa? Grazie. Qual è stata la mia fortuna? Un'ideina da 4 soldi. Ho capito prima degli altri che quando i battelli stavano fermi potevano lavorare per me. Allora ho comprato fornaci, cave di sabbia, cave di pietra, insomma tutto quello che si trovava lungo il fiume. Un bicchiere di Beaujolais. Ma sì? Sì? Tuo fratello è fermo alla Saint-Cour. Mi manda a dire che il battesimo è rinviato a domani. Ah, grazie signor Ducrow. Domani allora vado a Lione. Buon viaggio. Che ne dice di mia moglie? Io la rendo infelice? No, lei o un altro sarebbe lo stesso, vede. Sua moglie è una di quelle donne che si sono rassegnate ad essere sempre tristi, quale sia la loro sorte. Mai un entusiasmo, mai uno scatto. È sbiadita. Ha ottenuto qualcosa dalle prime indagini? No. Ha qualche idea? No. Quando prende un commissario come lei? Non molto, sa. 2500 franchi? No, meno, molto meno. Piero? È vero che la carretta di Murier è andata a sbattere contro un pilone del ponte di Château Thierry? Sì, ieri sera. Se lo vedi, digli che mi fa tanto piacere. Sì. Proprio. Lei è andato sul battello di Cassin.
tempo. Ho parlato con Aline. È una brava mammina. E l'ha detto? Beh, c'è stato alcun bisogno che qualcuno me lo dicesse, no? E allora? Allora niente. Vogliamo sederci? Che cosa le ha raccontato, Aline? Beh, mi ha raccontato che l'altra sera il signor Ducrot voleva farle visita. Ma le ha detto questo? E ha aggiunto che si è rifiutata di aprire. Ducrot, non mi aveva detto che Gassin era un suo vecchio amico? Ma che si è messo in testa lei, che quel bimbo sia mio? No! Ma dica di sì, invece, ma certo! Ducrot ha una tale fama. Lei ha figli? No. Io sì. Io intanto ho quei due di cui le ho già parlato. La femmina che ha quasi 30 anni, il maschio che ne ha 20, pensi un po'. Bert, quando era bambina, sgambettava sulla sabbia, sguazzava nel fiume, che era un piacere vedere. Avesse continuato a volermi bene, da grande le avrei dato. Io non so che cosa le avrei dato. Studiava, cresceva, si ingentiliva e si trasformava sotto i miei occhi nella caricatura di una saputella borghese. Anni fa poi se ne andò via per sposarsi con un ufficiale. Certamente molto educato, ma tanto idiota. Uno schiaffo per me. Me ne resi conto allora. Il maschio è Jean, gentile, educato, timido, affettuoso, ma così debole. Non diventerà mai granché. Questi sono i miei figli, quelli legittimi. Perché poi ce n'è anche uno, che è una, che è illegittimo. Tanto illegittimo che non sa nemmeno che è figlia mia. No. Gassin, quel buon diavolo, chi l'avrebbe detto? Sposò una donna stupenda. Io gli ero molto affezionato, ma quella donna era veramente stupenda. Aline è mia figlia. Gassin, se lo sapesse, diventerebbe matto. Ancora oggi, dopo 16 anni, ogni volta che viene a Parigi, non si è ancora stancato di portare fiori sulla tomba di sua moglie. Aline è sempre stata un po', come dire, un po' come adesso, dico. Pazza. Pazza, no. No, no, non è pazza. No, il dottore mi ha spiegato il suo caso con queste parole. Aline è come una ragazza di 10 anni nel corpo sviluppato di una donna di 18. Sì, in un amen può riacquistare il tempo perduto, ma Dio sa quando. Sperammo che fosse venuto il momento quando nacque il bambino. Senta, Aline non sa che lei è suo padre. No, e spero che non lo verrà a sapere da lei, Maigret. Lei è un gentiluomo, ma è Gassin soprattutto che non lo deve sapere. Mai. Ma non parliamo più di queste cose, Chi è quel dritto che ha portato il carbone di Saint-Leloi a 52? Un belga, uno che ha tre barconi. Le pare giusto, signor Ducrot? Signor Ducrot! Signor Ducrot! Che c'è, professore? Suo figlio, signor Ducrot, a casa sua. Che è successo così? Il signorino Jean. Ah, che ha fatto il signorino Jean? Parla, imbecille! È morto. Mi ha mandato Jacques ad avvertirla. Sembra che ha ingoiato molte compresse. Che imbecille. Che imbecille.
signor Ducro, le presento le mie più sincere condoglianze. Commissario, eh? Il ragazzo ha lasciato questa lettera. Sì, dai, ci vediamo dopo. Sì. Coraggio, signor. Coraggio. Sei avvelenato, signor Ducro. Barbiturici. Mamma! Mamma! Per favore! Non mangiate! Beh! Portala via, cretino. Signor Ducro, io... Portala via! Vieni, Bert, vieni. No! Bert. Andiamo, parti via. La lettera. A questo punto. Legga forte. L'aggressore di mio padre sono io. Mi punisco. Perdonatemi tutti. Mamma, non ti disperare. Se ne immagina lei una cosa simile? È incredibile. Stava lì davanti a me col suo violino in quel caffè deserto e triste e freddo senza di te. Caffè, giurai di non tornarci più, invece la sera se passi mi trovi lì. Yeah.
dai, un po' d'aria la mattina. Dai. Novità? Nessuna, signor commissario. Chi ha telefonato? Ah, sì, quel signore, ma non ha voluto lasciare il nome. Cosa vuol dire? Hanno telefonato alle ore 18. Chi ha telefonato alle ore 18? Cosa vuol dire? Inutile mettere un avviso. Ma non voglio! Accidenti. La cosa è che le puntine da disegno sparse sul tavolo così, È una puntina. Appunto, ho visto la puntina! Scusi. Guarda qui. Quel signore ha detto così che avrebbe ritelefonato. Sì, vabbè. Posso andare? Eh? Dico, posso sì, andare? Vai. Comandi. Niente, vai. Scusa, signora. Buongiorno, capo. Buongiorno. Quella chiusa si sta riscaldando, a quanto pare, eh? Sì, che c'è? Stai a sentire, qua c'è una circolare di servizio. Questa mattina, nei pressi della chiusa di Charenton, sì, è stato trovato ucciso il sostituto del custode. Sì. Pronto, chi parla? Sì, questo è l'ufficio del commissario Maigret. Lei chi è? No, il suo nome, per favore. Ma ho capito anche molto bene, lei vuole parlare col commissario Maigret. Ma se prima non mi dice il suo nome, è vero, io non posso. No, chi è lei? No, prima lei. No, io. No, mi dica prima chi è lei. Io il mio nome non glielo dico, scusi. Io sono l'ispettore Lapointe, ma. Ma lei chi è? Oh. Lei, appunto, è il signor Ducrot. Bene, adesso va bene. Ecco. Ah, è Ducrot. Sì, dai. Pronto? Ah, quel... è un mio ispettore. Dica pure, signor Ducrot. Può venire da me? Ma anche subito. Mi dispiace? No, verrei io da lei se potessi, ma non sarebbe la stessa cosa. Va bene, verrò io il tempo per arrivare a Charenton. No, non a Charenton, sono qui nel mio ufficio, Rue de Celestin 33. L'aspetto. Grazie. Beh, informati, voglio sapere tutti i particolari. Ci penso io. Ci vediamo fra un paio d'ore, forse. Va bene, capo. Le ha viste le targhe giù al portone? La Société des Carrières de la Marne, giù al pianterreno, l'ufficio dei rimorchiatori, qui, e trasporti fluviali, su al secondo piano. Tutto questo significa Ducrot. Io vengo qui soltanto quando non posso farne a meno. Stamattina avrei potuto farne a meno, ma non sapevo dove rifugiarmi. Sa dove ho dormito stanotte? In un albergo di Rue de Rivoli. Tutti gli avvoltoi erano calati sulla soffitta di casa mia. Mia figlia, mio genero, i vicini hanno organizzato su due piedi una commedia funebre. Rimorsi, ricordi, rimpianti, svenimenti. Ho preso la porta e me ne sono andato. Ho girovagato qua e là, trascinandomi dietro la mia rabbia e il mio disgusto. Senta, commissario, ieri io le ho chiesto quanto le dà il governo. Oggi, commissario Maigret, io le offro 3.000 franchi al mese se lei mi dà i suoi servizi. Vuole un sigaro? Ah. Sì, signor Ducrot. Scriva. Fra i sottoscritti, Émile Ducrot e... com'è il suo nome? Signor Maigret. Maigret. Si conviene quanto segue. A partire da... No, basta, vada. Basta così? Mm-hmm. Devo tornare? No.
Allora? No. 4.000? Ho capito. Non è una questione di denaro. Lei Maigret in questo momento crede di essere il monumento del funzionario integerrimo. E io non insisto sulla mia proposta oggi perché potrebbe sembrare che volessi comprarla. Ma se fra qualche tempo le rinnovo la mia proposta, lei cosa mi risponderà? Sì, sono io. No, me ne infischio delle pompe funebri. E se mi rompete le scatole un'altra volta non vengo neanche al funerale. Idioti! Sono tutti là intorno al mio ragazzo che se potessi li caccerebbe fuori tutti a calci nel sedere. Se sapessi dove sono andato stanotte, commissario. Il mio genero direbbe che sono un mostro. Lo sa dove sono andato? Non se lo immagina neanche. Da Mart. A stordirmi col vino e con le canzonette. Ma soltanto là ho potuto finalmente sfogarmi, piangere come un vitello, circondato dalle attenzioni di tante belle ragazze. Mi consolavano, mi credevano ubriaco e pescavano prima l'una, poi l'altra, poi tutti insieme nel mio portafoglio. Lo sa che a Charenton hanno ammazzato un uomo questa notte? Un uomo che lei certamente conosce perché è il sostituto del custode della chiusa. Beber. Non lo so. Il nome non lo so, so soltanto che è stato trovato il cadavere nei pressi della chiusa. Non ha niente da dirmi in proposito? No. Beh, qualcuno le chiederà di precisare minuto per minuto dove ha trascorso la notte. Sei sicuro di non dovermi dire niente? Io credevo che lei fosse venuto qui per accettare di discutere la mia proposta. No. Peccato. Ma faremo grandi cose insieme io e lei, commissario. Arrivederci. Arrivederci, Ducro. Il corpo è stato trovato a pochi metri dalla prima saracinesca. La morte è avvenuta fra le 3 e le 4 di questa mattina. L'assassino l'ha colpito alla nuca con una sbarra di ferro. Sappiamo poco. Sappiamo poco di lui, per il momento. Non aveva documenti, lettere, niente. Si chiamava Beber. Ma nessuno mi ha saputo dire se era, dov'era, da dove era venuto. Era solo, senza famiglia. Dormiva in una vecchia chiatta, lì del genio civile, abbandonata, vicino alla chiusa. Da più di 10 anni. Per campare dava una mano al guardiano, sa, apriva e chiudeva le saracinesche, aiutava i marinai a ormeggiare i battelli, faceva servizi di ogni genere per tirare avanti, per campare, per pigliare qualche mancia, campava la giornata, insomma. Età? Direi 40, 45 anni al massimo. E tu? Hai interrogato qualcuno? 2 persone, sì. Il guardiano e un marinaio, ma non sapevano granché. Poi gli altri li aveva già sentiti l'ispettore Riviere. Io personalmente però ho interrogato una terza persona, ma non serve. Non... Perché? Era un giornalista, non ha saputo dirmi granché, anzi era lui che voleva notizie da me. Io... Ma datevi da fare, maledizione, ma per sapere qualche cosa dobbiamo comprare un tavolo a 3 gambe, eh? E scritturare un medium qui? E sveglia, la puoi! Sì, capo, ci penso io, senz'altro. Senta, dottore, ci sono tracce di lotta, che so, scoriazioni, ecchimosi. La vittima, secondo lei, ha avuto il tempo di reagire? No, l'assassino ha colpito all'improvviso. All'improvviso, un agguato, eh? O forse si conoscevano bene.
Chi è quella? L'amica di Ducrot? Sì. Era ora che se ne andasse. Era diventata la favola di tutta Charenton. Oh, una volta glielo dissi a Ducrot. Non l'avessi mai fatto. Sono venuti in quattro a dividerti. Sì. Capriccio l'iniziativa, il capitano De Charme? De Charme? Non credo. No, non credo perché Ducrot lo spezzerebbe in due. Sono convinto che è Emil stesso a cacciarla via. Buongiorno. Buongiorno, signor commissario. Ha saputo di Bébert, vero? È la serie che continua. Prima Jean, poi Bébert. Che vuol dire? Che adesso ce n'è un altro? Ah, io non dico niente. E allora sta zitto. Ieri sera al cinema Gallià hanno visto Bébert. Ah, no. C'ero anch'io al Gallià. E hai visto Bébert? Ah no, ma c'ero. Beh, se non l'hai visto, a noi che ce ne importa. Ma che volete? Scusa, ma cosa vuol dire? Buongiorno, commissario. Buongiorno. Buongiorno. Scusami. Ma no, perché lui l'ha seguito. Grazie. Buongiorno, professore. Come va? Beve qualcosa? Beh, un aperitivo, anzi due, uno per me e uno per lei. È parecchio che non viene da queste parti, eh? Ci volevano due morti perché si decidesse a venirci a far visita. Ma è vero quello che si dice in giro? A proposito di che? Ma a proposito di Bébert. Dicono che sia stato il vecchio Cassin. Oh, io chiacchiero troppo. Del resto quello che sento, ripeto. E poi lo dico a lei che è commissario. Ah, a me la polizia non ha mai fatto paura, Ho la coscienza a posto io. E fossero tutti come me gli altri. Perché anche lei pensa che sia stato Cassin? Ma guarda, stavo per fare a lei la stessa domanda. Ma cosa vuole che le dica? Non posso mica giurarlo. Certo che a sentirlo parlare, sì, a sentirlo parlare di questa faccenda, si ha l'impressione che sappia veramente come si è svolto il fatto. E Ducrot? Ducrot? Non è venuto qui ieri sera? Ma che c'entra? Siamo vecchi amici e quattro chiacchiere le scambiamo sempre volentieri. Non è superbo Emil, no. Anche se oggi è ricco e potente. Viene qui, si siede dove è lei adesso. Si beve un bicchierino, poi un altro, poi un altro. Ogni tanto si alza, cambia un disco, torna a sedersi. Un po' si parla, un po' si sta zitti. Ma è venuto anche ieri sera? Sì. Ah, ecco.
notte. E a che ora è andato via? Ma ieri sera, devo dire, era particolarmente triste, sì, povero Wendy. Sì, sì, diceva, ce l'hanno tutti intorno al mio ragazzo, sono tutti intorno al mio ragazzo, e pregano e piangono, povero ragazzo qua, povero ragazzo là, e poi non vedono l'ora di squagliarsela per andare a dormire, che buffoni, Ha bevuto molto? Uno, due o tre bicchierini, cosa vuole che siano per lui. E a che ora è andato via? No, verso l'una. Sì, povero Emil, che pena. Con tutti i soldi che ha non è mai stato felice. Una bella disgrazia la sua. Ma che gli servono i soldi se non può procurarsi neanche un po' di felicità? E già, a rimediare la compassione degli altri, ecco a che gli servono. Ma in fondo un povero non ha nemmeno quella. Arrivederci Marta. Arrivederci, fate commissario. Buon po'. Grazie. Prego, commissario. Io capisco tante cose, caro. Ma che tu non possa allontanarti nemmeno per un giorno dal tuo ufficio e venire con me a Meung-sur-Loire per sistemare le nostre cose, beh, francamente, forse vuoi rimanere qui solo per riflettere sulla proposta che ti ha fatto quel signore? Ah no, ma perché dovrei lasciare la polizia? Quando mi manderanno via me ne andrò. A prendere io una decisione del genere, andiamo. Cosa farei in mezzo ai rimorchiatori, alle chiatte? No, 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 spiacente, signor Ducrot, ma proprio... Però tu hai simpatia per questo signor Ducrot. Sì, sì, simpatia, sì, perché è un uomo che vale la pena di conoscere, sai, tutto sì. Qui in fondo. Che tipo è? Poi un avversario che rende il gioco vario, piacevole, un tipo in gamba, un uomo che si è fatto da sé. Rude, vigoroso, con caratteraccio, ti dico. Però non credo sia un disonesto, Ma tante donne forse non saranno d'accordo. Perché? Ha una spiccata simpatia per le donne? Beh, ecco, chiamiamola spiccata simpatia. Sì. Ma il figlio, il ragazzo, ma perché ha fatto quello che ha fatto? Se aveva preso dal padre si potrebbe... Non aveva preso dal padre, no. Era un bel ragazzo, un po' chiuso, salute un po' delicata, dicono... Né vizi, né passioni, passava le serate nella sua mansarda a studiare. Poi niente vita familiare, niente amici, niente ragazze. Niente ragazze, eppure. Eppure cosa? Quando mi hai detto quello che ha lasciato scritto quel ragazzo sul biglietto, io ho pensato subito, chissà perché è una donna. Se un figlio si accusa di un delitto che non ha commesso... di una colpa così grave come quella di aver aggredito il proprio padre. Forse lo fa per scagionare qualcuno che ama. E chi? Una donna, no? Sì, può darsi. Può darsi. Tardi. Oggi ho telefonato alla signora Bigot. Mi ero dimenticata di dirtelo. Cosa voleva? Non l'indovini. Beh, signora Negri, se io fossi dotato di facoltà divinatorie, sai cosa farei? Comprerei una bella palla luminosa, grossa così, metterei un turbante sulla testa e trufferei centinaia di poveri gonzi, facendo quattrini a palate. E soprattutto non ti domanderei un'altra volta cosa voleva la signora Bigot. Voleva sapere a che ora arriverò. Ha detto che a Meung-sur-Loire il tempo è magnifico, i ciliegi sono tutti in fiore. Ma... Non ti preoccupare per le stoviglie. Domattina alle 10 come al solito verrà Catrin. Cosa dici? Dicevo che
Beh, aspetta, aspetta, vengo lì. Dicevo che domattina alle 10, come al solito, verrà Catherine. Anche se io non ci sarò, perciò non ti preoccupare per le stoviglie. No, non mi preoccupo, stai tranquilla. Però se non fai prezzo, signora Maigret, perderai il treno, eh? Cosa dici? Non ti capisco. Oh, dico che c'è un'altra persona che non si preoccupa delle tue stoviglie ed è il capo stazione. Ma non l'ho sentito, non ti sento. Insomma, è ora che te ne vada, signora Maigret! Oh, santo cielo! Lo vedi? Ma perché strilli tanto? Se lo tanto. Va bene, me ne vado, lo vedi, me ne vado. Non ti voglio far perdere il treno, sì. Ma tu non vedi l'ora di restare solo, dai. Ho capito. Ma cosa dici? Ma cerca di contenerti un po', caro. Sì. Non è gentile, sai, da parte tua. Andiamo, lui, l'ho detto per lui. Non ci sono altri treni dopo, sai, dovresti rimandare domani. Andiamo. Sì. Aspetta, passa che spegno la luce. Bene. Un momento. Tanto, va. Grazie. Ecco. Grazie tanto. Grazie. Ecco, senti, la signora Bigot ha detto che sono arrivate le sedie pieghevoli e la cassapanca che avevamo ordinato. Ah, sì? Sì. Tutta questa roba qui, però, sì. Me lascia stare, ci penso io. La signora Bigot ha detto purtroppo che... Cosa? Che la Brigitte non è in vendita. Ah, che peccato. Chi è Brigitte? La capra. Mi dà il cappello. La capra dice. Che avevamo... Sì, scusa. La capra. Sì, ma non la capra. Ti ricordi? Sì, mi ricordo. Sì, il padrone ha detto che ci darà il piccolo, il capretino. Sì. Se Brigitte si sposerà, naturalmente. Ma si sposerà, certamente. Sì. Mi aspetta, ti apro la porta. Ecco. Ci apre, no? Sì. Ci sono altri bambini? Sì, niente. Ah, un momento. Senti, ricordati sempre di chiudere il gas. Ma sì, lo sai. L'acqua e la luce. Ma non è la prima volta. Senti, torna a casa presto, eh? Ma sì, lo sai che la sera alle 9 sono sempre... Non ci stancare, mi raccomando. Beh, non da quando? Senti. Sì. Senti, signora Maigret, cosa succederà se non troviamo un taxi proprio in fondo alle scale? Buonasera. Ah, entri, commissario. Sapevo che sarebbe venuto. Accomodi. Grazie. C'è ancora il mio taxi di fuori? Non so, c'è un taxi fuori. Allora sarà il mio. Un acquavito olandese? Grazie. Salute. Alla sua, commissario. Fatto non potevo fare. Ha riflettuto sulla proposta che le ho fatto. Dove va lei adesso? A Lip, a Saint-Germain-des-Prés. Se si vuole distrarre, venga con me. No, grazie, vado in un albergo in Rue de Rivoli. A far cosa? A dormire. Perché sua moglie l'ha messo fuori di casa? No, è lei che se n'è andata, è partita mezz'ora fa. È andata nella nostra casa di campagna. Dov'è? A Meung-sur-Loire. Così lei si sente sola adesso. Sì, la mia casa senza la signora Maigret è un po' vuota. Allora preferisco andare a dormire in un albergo. Venga con me, l'accompagno del Rivoli. Grazie. Thank you.
Perché Torrance? È successo niente, capo. Che cosa doveva succedere? Meno male, credevo di arrivare tardi. Gassen ha comprato una rivoltella stamattina alle 8:30. Dove? Da un armaiolo della Bastiglia, l'ho saputo pochi minuti fa. Ma sei sicuro che si tratti di lui? Sicurissimo, capo. L'armaiolo lo conosceva. Gassen si è fatto spiegare come si carica e come si spara. Quando va via, seguilo. Appena fuori del cancello, arrestalo e portalo al commissariato di zona. Lascialo là e rientra al Quai des Orfèvres. Manda la Pointe a Charenton, che sorveglia il battello e non perda di vista Gassin. Quando e se lo farò rilasciare, eh? Vai. Bene. Signor Ducrot, in momenti come questi ogni parola è inutile, ma lei è un uomo forte. Insomma, qualunque cosa le occorra. Grazie, Jacques, grazie. Andiamo. Ti dispiace aspettare un minuto? No, fai pure. Lei è il commissario Maigret, vero? Sì, signora Bert. Sa che mi chiamo Bert. Mio padre le ha parlato di me. Beh, di lei, di suo fratello. Quando? Giovedì. Dopo che Jean... No, prima. E che cosa le ha detto? Oh, quello che un padre può dire dei figli. Un padre? Ha fatto mai il padre lui? Ah sì, certo, una volta, quando ci ha messo al mondo. Ma poi... Jeanne ha lasciato una lettera. Per questo ho voluto parlarle. Lei sa quello che c'è scritto. Me lo dica, per favore. Perché non lo chiede a suo padre? Oh, crede che non l'abbia fatto. Sa che cosa mi ha risposto? Dì a tuo marito di imparare un mestiere, perché io non gli darò più un soldo. Tratta mio marito come l'ultimo dei suoi marinai. Anzi, peggio, perché l'ultimo dei marinai gli porta soldi. E mio marito glieli spende, secondo lui. Bert, perché ha sposato il capitano De Charme? Perché? È perché una donna si sposa. Quando incontra un uomo e ritiene che sia quello giusto. E De Charme? Era l'uomo giusto? Per papà, no. E per lei? Ma... il discorso è un altro. Io non potevo più restare in quella casa. Non sono più una bambina. Beh, tutte le ragazze ad una certa età non sono più bambine e desiderano farsi una loro famiglia. Ma restano attaccate alla prima casa, al padre, alla madre, alla loro infanzia. Vuol sapere una cosa? Io la prima carezza da mio padre l'ho avuta a 5 anni. Quando attraversai per la prima volta il fiume a nuoto. Sì, fu una pazzia. Ma mio padre piacque. Ne andò fiero.
Mia madre invece pianse, si disperò, le sue lacrime mi colpirono e non lo feci più. Fu allora che mio padre cominciò a considerarmi una ramollita. Poi andai a scuola, una scuola di lusso. Mi insegnarono a leggere, a scrivere. Imparai tante cose. Ma imparai anche che non c'era soltanto papà. Papà che comandava, papà che urlava. Cominciavo a crescere. Le mie compagne sapevano sorridere. Io no. Studiavo Rousseau e vedevo mio padre che maltrattava i marinai. Era autoritario, sboccato, violento. Ma e suo fratello come reagiva? Jean. Jean veniva su fragile, timido. Se mio padre alzava la voce, tremava come una foglia. Io l'ho sempre protetto. L'ho sempre protetto fino a quando ho potuto. Fino a quando, cioè? Fino a quando mi sono sposata. Ecco, ha capito adesso perché mi sono sposata. Perché se fossi rimasta sarei finita come Jean. Jean si sentiva un pagliaccio nelle mani di papà e non ha resistito più. È questo che ha scritto nella sua lettera, vero? No, Beth, quello di Jean non è stato un gesto di protesta. Sì, invece. Si sentiva soffocato, oppresso. E ha cercato la libertà. E dove l'ha trovata? In un tubetto di compresse? E che altro poteva fare? Vivere e cominciare ad amare suo padre. Anche lei deve cominciare. Io credo proprio che sia troppo tardi. Mio padre è rimasto ancorato alle sue origini e gli serbo troppo rancore. Apparteniamo a due mondi diversi. Suo padre era un oscuro marinaio, Bear. Se col suo coraggio e col suo lavoro non fosse diventato quello che è oggi, lei adesso laverebbe il ponte di un battello, non avrebbe una casa a Versailles, non sarebbe la moglie di un capitano dell'esercito. Già. Ma forse non sarei qui a piangere mio fratello. Commissario, che diavolo ha combinato Gassin? Vuole arrestarlo? A quest'ora sarà già in cella. Perché? Perché questa mattina ha comperato una rivoltella. Sbaglio o è per lei? Chissà. Che fa? Arresta anche me adesso? No, dovrei rilasciarla subito perché lei ha il porto d'armi. E Gassin allora? Beh, fra un'ora sarà in libertà anche lui. Non m'ucciderà. Che cosa farà domani? Passerò la domenica nella mia villa di campagna, a Samoa. Ah, se mi sarà possibile verrò a trovarla. Perché allora non viene a pranzo? Sì, verrò senz'altro. Grazie. Lo abbiamo messo in cella. Questo è quanto aveva nelle tasche. Scusi, ispettore, può venire un momento? Scusi un attimo solo. Niente? No, soltanto due morti. Non capisco. Però non importa. Faccia venire qua il signor Gassin. Mm-hmm.
Beh, perché gli avete tolto la cravatta e le stringhe? Ma è la procedura. Adesso gliele restituisca, eh? Intanto, vi dia una sedia, che vi piacere. Mm-hmm. Ecco. Dovete sedere qui. Dunque, si sente bene? Per piacere. Voglio farlo osservare che in questi giorni non le ho dato il minimo fastidio, eh? Ho lasciato fare tutto quello che ha voluto e così. Mi ascolta? Sì. Perché vuole uccidere Dufroux? Ma io non ho ancora ammazzato nessuno. Sì, lo so. Ma perché ha comperato una rivoltella? Oh, forse ha ragione lei, forse ucciderò qualcuno. E chi? Dufroux? So, forse lui, forse un altro. E perché lo vuole uccidere? Lei? Perché è venuto a Charenton? Ma io ho i miei motivi. Bene, io ho i miei. Beh, prenda la sua roba, eh? No, la rivoltella, no. Ecco, il temperino lo lascia a me. Ecco. Cos'è? La pipa? Cascata, sì. Sì. Venga. Grazie. E posso fumare in cella? Sì, può fumare dove vuole, perché è libero. Libero? Libero. Su, si mette in tasca questa roba. Andiamo a fare quattro passi insieme. Voglio offrirle... No. Cosa no. Le posso offrire? No, niente, guardi, io è da ieri che non bevo più, vede? Vede, la mia mano trema molto meno. Mi lascerà in pace? Io la lascerò in pace se mi promette di non fare sciocchezze. Tutto sta a intendersi, sa? Che cosa sono le sciocchezze secondo lei? Dufroux è un suo vecchio amico, sì o no? Sì, siamo paesani, abbiamo navigato insieme. Lei ce l'ha con qualcuno, Gassin? Con chi? E lei con chi ce l'ha? Io. Lei sta cercando qualcosa, che cosa? Niente. Anch'io. Niente. Gassin, che cosa sa? Lei ha una figlia. Aline ha bisogno di lei. Lo so. Un bel giorno guarirà? Forse. Gassin, lei sa chi ha aggredito Dufroux? Ancora no. Sa perché il figlio di Dufroux si è accusato di aver aggredito il padre? Forse. Perché? Non lo so. Lo sa perché Bébert è stato ucciso? No, non lo so. E forse non lo saprò mai, ha capito? Papà, dove sei stato? È tutto il giorno che ti cerco. Non fermo più, papà. No. Se mi lasci sola, io come faccio? Vieni, papà, andiamo. Sì. Torniamo a casa. Sì.
Buongiorno, commissario. Buongiorno. Venga. Ero sicuro che avrebbe accettato il mio invito. Come va? Grazie. Ecco. Grazie. Riccardo, non far entrare nessuno. Se vedi qualche vagabondo, avvertimi subito. Sì, signore. Grazie. Si accomodi, commissario. Grazie. Dov'è Gassin? Ah, Gassin. Lo sorveglia l'ispettore Lapointe. Sì, stamattina Gassin ha indossato un abito nuovo, poi si è avviato verso la fermata dell'autobus. E poi ci ha ripensato, è tornato, è entrato a Fernand. Era ancora là, mentre Lapointe mi ha telefonato. Sa dove diavolo voleva andare? No, lui cosa dice? Dica un po' la mia proposta. Non ha cambiato idea? No, no, io sono un commissario della polizia giudiziaria. Questo lo so. Beh, resto nella polizia giudiziaria. Sì. E vuole andare fino in fondo alle cose, vero? Ma, insomma... Parliamo d'altro, eh? Sai che cosa mi stupisce? Che fino a oggi abbia lasciato in pace tanta gente. Non so, quell'imbecille di mio genere, per esempio, o la mia amica Rose. Beh, non voleva parlare d'altro, dico. Giochiamo a carte scoperte. Sì. Secondo lei chi è colpevole? Colpevole di che cosa? Di tutto. Beh, se ci fosse un colpevole per ogni fatto. Venga qui, andiamo a bere. Io so che cosa beve lei, eh? Sì? Calvados! Ah! Come vede, sono ben informato anch'io. Certo. Prego. Grazie. Che ne ha fatto della sua amica Rose? Le ho detto di togliersi dai piedi e lei gentilmente. Oh. Quando era da Maxime, faceva piacere vederla. Allegra, graziosa, una figuretta. Sì, era un po' diversa da mia moglie, sì. Come le ho messo su casa, ha cominciato a ingrassarsi, a lavare i piatti come una cameriera, a parlare come una portinaia. Oh, eccoli che arrivano sotto, ecco chi tocca. Buongiorno, signore. Buongiorno. Nostro padre ci ha detto che lei è stato così gentile. Piantala. E se vuoi bere qualcosa, serviti. Un dito di porto, cara. Il commissario mi stava chiedendo informazioni sul vostro conto. E siccome sa che avete un mucchio di debiti, mi faceva notare che la mia morte avrebbe sistemato ogni cosa. Poi la morte di Jeanne è stata una bella fortuna di voi, eh? Ha tolto di mezzo un concorrente. Un concorrente? Ma Jeanne era mio fratello, soltanto mio fratello. Tuo fratello! Tuo fratello... Se gli avessi voluto il bene che ci sbatti in faccia da giovedì, non te ne saresti andata. E con quello lì, poi. Anche Jean se n'è andato. Anche lui per non vivere più con te. Cosa vuoi dire? Quello che ho detto. Niente di più di quello che ho detto. Per favore, smettila. Tu piantala. Il capitano dà ordini. Adesso. Come se fossi io quello che ha i debiti. Come se fossi io quello che voglio andare al sud. Per vivere con i soldi miei. Lo sai che cosa mi hanno detto? Che aspettano un... Ah, ma... Gliel'ho già detto. Il primo giorno che è venuto a casa mia. Che aspettano un bambino. Sai... Quanto gli ho offerto per venire a lavorare con me? 4.000 franchi. E se ne vorrà 5.000, gliene darò 5.000. Beh. Ecco, questo è il mio focolare. Quella che si chiama la mia famiglia. Questo sono io, un povero uomo che porta il peso tutto sulle sue spalle, che l'ha sempre portato e lo porterà fino all'ultimo respiro. E questi sono i miei parassiti. Infidi e voraci, attaccati al mio sangue e al mio portafoglio. Oh, ricominci, non basta ancora, papà. Hai ragione. Vai a fare una bella passeggiata. Forse è l'ultima bella domenica che ti rimane. Perché? Perché sì.
Va, va. Vai, vai. È andata a piangere fra i fiori. Ma bisogna compatirla, papà. Quando una donna aspetta un bambino... Va, capitano. Va. Quando la giornata è bella mi piace mangiare all'aperto. Quando tiravo le chiatte coi cavalli, ogni tanto ci dovevamo fermare un paio d'ore, i cavalli dovevano riposarsi. E allora ci sdraiavamo sull'erba, io e Gassè, i grilli ci saltavano fra i capelli. Vogliamo andare a fare due passi fuori? Sì, volentieri. Ci sono delle belle passeggiate da queste parti. Prego, qua? Di qua. Guardi là. Sarebbe legittima difesa, non è vero, se... Ha sentito che cosa le ho chiesto? Eccomi, cavolo. È armato? No. Sull'autobus c'era molta gente, allora ne ho approfittato per perquisirlo senza che se ne accorgesse. È un'ora che è là. Cosa scrive? Una lettera. La voglio. Mandamela alla villa del signor Ducrot. Sì, ma a capo. Cosa c'è? Devo rubarla. Devo proprio... Ma certo. Ordine suo. Adesso le posso rispondere, Ducrot. Non si tratterebbe di legittima difesa. Perché? Perché Gassin non è armato. C'è una sola rivoltella. Ed è la sua, Ducrot. Stava lì davanti a me col suo violino in quel caffè deserto e triste e freddo senza di te. Caffè, giurai di non tornarci più, invece la sera se passi mi trovi lì. Thank you.
crede che un uomo, il quale abbia ucciso un altro uomo, esiterebbe molto, se fosse in gioco la sua testa, ad ucciderne un secondo e perfino un terzo. Allora? Allora, niente. Siamo qui comodamente seduti alla fine di una bella domenica. Il cognac è buono, le pipe tirano bene, anche il vecchio Gassin là fuori starà bevendo il suo aperitivo. Beh, tutto quello che ci preoccupa finirà presto ad angustiarci. E allora? Beh, e allora mi domando chi non ci sarà più. È un modo di esporre certe cose. Domenica scorsa dov'era? Qui, ogni domenica vengo qui. C'era anche suo figlio? Sì, sì. Ha cercato tutto il pomeriggio di accomodare una radio senza riuscirci. Adesso è là, in quel piccolo cimitero. Anche Bebere è morto. Chi occuperà queste poltrone domenica prossima? E quali poltrone occuperemo noi? Hm? Io e lei. Che c'è? Un ragazzo ha portato questa lettera per il signor Megri. Gliel'ha data un uomo vicino al tabaccaio. Ah, ci ho capito. Grazie. No. Cattive notizie? No, la lettera di Gassin. Posso leggere? No. Chi era indirizzata? Alla sorella. Ah, Emma. Chissà che fine ha fatto. L'ho conosciuta tanto tempo fa. Credo anche di esserne stato innamorato. Non posso proprio sapere cosa le ha scritto. No. Devo avere paura? Beh, lo sa meglio di me. Beh, immaginiamo che ci siano due uomini. Il primo non ha mai fatto male ad anima viva. Il secondo ha già ucciso e rischia di finire in carcere il resto dei suoi giorni, se non peggio. Si cercano come due galli per beccarsi. Quale dei due, secondo lei, è più pericoloso? Vede, a questo punto resta solo da scoprire chi ha ucciso Bébert. Sa a quale semplicissima domanda si arriva ragionando così? A questa. Che è stato che un giorno ha abusato della menomazione mentale di Aline e l'ha resa madre? No, no, lei non è stato, questo è certo. Non è stato neanche Gassin, che ha sempre creduto di essere lui il padre. E non è stato Jean, affezionato ad Aline, sì, ma come un fratello fragile, delicato, malato. E allora? Allora, se è stato ucciso Bébert, vuol dire che è stato Bébert. Il battello di Gassin resta spesso ancorato vicino alla chiusa e Gassin passa le sue serate nei bistrò. Accade così che Bébert, che è un tipo solitario, una notte scopre Aline sola e approfitta dell'occasione. È vero? Non lo so. No. Lei lo sa, e sa anche che Aline non ha riconosciuto l'uomo e non ha detto niente con nessuno. E nessuno sa niente, ma
un bel giorno nasce un bambino e la mammina è Aline. Aline che ha tre uomini intorno, Ducro padre, Ducro figlio e l'inafferrabile Bébert che passa il tempo oziando fra i battelli. Fra questi tre ce n'è uno che ha fama di correre dietro a tutte le sottane. Chi crede lei che Gassin abbia sospettato? Me. Certo che... Chissà cosa penserà adesso che la cretina. Sai cosa mi sono accorto? Mi sono accorto che Aline ha paura di lei. Più che paura, sa perché? Quella notte Aline non ha riconosciuto Bébert nel buio della cabina, ma quando lei va a trovarla, quando lei le sorride, quando lei allunga la mano per accarezzare sua figlia, naturalmente, Aline crede di riconoscere nel suo il volto che non ha visto. E nella sua memoria infantile ricostruisce un'ombra che ha la sua figura, Ducro. E anche Gassin vede lei in quell'ombra. E la stessa idea non poteva averla anche un'altra persona. Chi? Va davanti. Suo figlio. Lei passa per un individuo ripugnante, mi scusi, davanti agli occhi di tre persone, Ducro. E l'ironia è proprio questa, che proprio questa volta lei è innocente. Aline scoppia a piangere se le si parla di lei, corre a chiudersi nella sua cabina quando la vede arrivare, poi Gassin la spia, cerca disperatamente una prova per potersi finalmente vendicare e già infine soffre e si tortura, come sanno torturarsi le persone malate di nervi. 6 mesi fa voleva rinchiudersi in un convento. Eh sì. Quel ragazzo lei lo soffocava, lo schiacciava. Volevo farne un uomo. Vede, nella sua vita Jean ha avuto una sola gioia, i 3 mesi di convalescenza trascorsi vicino ad Aline, sul battello di Gassin. Vada avanti. Oh, io ho finito. Ma è quanto basta per spiegare un suicidio. Vada avanti. Lunedì notte, quando ha saputo che lei era stato aggredito, buttato in acqua, Jean non ha avuto dubbi. Era stata Aline a farlo per difendersi. Ma perché non me ne ha parlato invece di... Lei ha mai parlato con suo figlio? Sua figlia parla con lei? Lei li ha sempre dominati, li ha sempre stretti nel suo pugno, ha ottenuto la loro obbedienza, ma l'affetto no. E un giorno le hanno forzato la mano, se ne sono andati, Bert in un modo e Jean in un altro. Poi vede, Jean si considerava già un fallito, ha voluto compiere un bel gesto. Si è accusato lui per salvare Aline. Come l'ha capito? Beh, non sono stato il solo. Gassin, mentre si trascinava ubriaco da un bistrò all'altro, si arrovellava sullo stesso problema. Crede che abbia capito anche lui? Sì. E le posso dire anche quando? Quando? Venerdì sera. Perché? Come fa a saperlo? Perché da venerdì sera non beve più, per avere la mano più ferma. Sentite? Sì. Cosa intende fare? Non lo so. Vede, quando due uomini stanno lì per prendersi a pugni, io posso tentare di separarli, così, per affar mio di privato cittadino, ma a me, commissario, la legge non concede di intervenire nemmeno se quei due si vogliono uccidere. Mi concede soltanto di arrestare dopo un assassino. Ma per arrestarlo ci vogliono le prove.
E allora? E allora niente, niente. Mi dà un po' di tabacco, a piacere. Prego, ne prenda quanto ne vuole. Grazie. Che vuoi? La signora le chiede di salire. Vabbè, dille che vengo. Disturbo? No. Mia moglie vi prega di perdonarla se non scenderà per la cena. Un improvviso malessere. Che non faccia storie, voglio tutti a tavola. Papà, la mamma dice che... Lo so. Lei permette, commissario? Prego. Cognac? Sì. Ma questa è l'ora dell'aperitivo. È un personaggio, eh? Ha i suoi lati buoni. E anche quelli meno buoni. A volte è strano. Ci vuole molta pazienza. E lei ne ha? Oh, questo sì. Ma qualche volta... Veda, la mia posizione è molto delicata. Come in questo momento, per esempio. Io sono un ufficiale, lei lo sa. E naturalmente, ovviamente, l'esercito non può essere coinvolto in certe questioni, in certi drammi che... Drammi? Che? Ma non lo so. Non lo so, anzi vorrei chiedere un consiglio a lei. Anche la sua posizione, ufficiale. Ora la sua presenza qui e... Certe voci. Che voci? Ma non lo so. Non lo so, immagini che... È difficile dirlo. Ecco, supponga che... È soltanto una supposizione, d'accordo? Supponga che un uomo che ha una certa posizione e si trovi in una situazione... Beh, sì, in una situazione che... Vuole un cognac? No, no, no. No, grazie. Scusa, caro, vorrei parlare un momento con il commissario Legri. Ti dispiace lasciarci solo? No, 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 certo. Lei permette, vero? Riprenderemo più tardi la nostra conversazione. Certo. Poco fa ho sentito quello che lei diceva a papà. Non è vero niente. Gasset è un vecchio ubriacone, lo sanno tutti. Che cosa le è venuto a raccontare? Che papà insidia Aline? No, Gasset non mi ha raccontato niente. Se non l'ha detto Gasset sarà stato qualcun altro. Ma se lo figura papà, lei che circuisce una bambina. Non è l'uomo che perde tempo a corteggiare, di nascosto. Se una donna gli piace non ne fa misteri. Lei l'ha conosciuta, quella del Maxime? No, no, ne ho sentito parlare. Ho fatto appena tempo a vederla, 2 giorni fa, mentre svolgeva. Ecco, abbiamo dovuto sopportare per anni la sua presenza. Tutti sapevamo chi era. Ma a papà non importava assolutamente niente che noi sapessimo. È fatto così. Per questo lei non deve credere a quello che le hanno detto. Sono cattiverie. Papà va sul battello di Gassin perché Gassin è suo amico. E quella ragazza gli fa pena. Ecco, fa pena a tutti, fa pena anche a me. Mi dica una cosa, Bert. Perché ha sposato Deschamps? Le ho detto ieri. No, ieri mi ha detto... Perché si è sposata, non perché ha sposato Deschamps. E che importanza? Lui o un altro? Beh, allora ha ragione il suo padre quando dice che Deschamps non era l'uomo giusto. Dicesse soltanto questo. Per papà mio marito è troppo educato, perciò è ipocrita. Dice che è meschino, svogliato, interessato. E lei cosa ne pensa? Mio marito è quello che è. Io sono sua moglie, non posso giudicarlo. Bert, ma... è felice con Deschamps? Perché? A casa ero felice. Senta, ma davvero lei
Lei può pensare che papà si sia infatuato di Aline? No. No, non lo credo. E lei non ha bisogno di convincermi. Sa di che cosa mi sono convinto invece ascoltandola? Che forse ha incominciato ad amare suo padre. Cognac, no? No, 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 grazie, mai bevuto alcolici. Ah. Solo un po' di vino a tavola. Ho capito. Prima le dicevo. Sì, cosa vuole? Cosa stava dicendo una cosa, non mi ricordo. Eravamo rimasti. Ah, ecco, eravamo rimasti. Sì, eravamo rimasti all'uomo che quando ha una certa posizione. Appunto. Ecco. Appunto. Ad una certa posizione corrisponde una certa linea di condotta, no? Sì. Nell'esercito, per esempio, quando un ufficiale sbaglia, la tradizione impone ai compagni di ricordargli qual è il proprio dovere. E i compagni lo lasciano solo, con una rivoltella. Così si evita lo scandalo di un processo. Ah, lo lasciano solo con una... Sì. Con una rivoltella. Sì, per evitare... Certo. Ma lei parla di qualcuno che conosciamo... No, 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 assolutamente, era soltanto così, un esempio. No, perché, non so, mi sembrava un po' preoccupato. Sì, È preoccupato, sì. Io volevo domandarle, lei può dirmi, può rassicurarmi circa... Ah, ho capito adesso, lei in poche parole... Vuole sapere se suo suocero è un assassino e se io sto per arrestarlo. È questo che... è così? Adesso glielo domandiamo, così facciamo... Di Crow? Sì. Senta, il suo genero vuol sapere se io la considero un assassino e se ho l'intenzione di arrestarla. Cosa lui vuol sapere? Se... No, adesso non deve dimenticare che si tratta di un ufficiale. Mi ricordava poco fa la tradizione militare in casi del genere. Sì, quando un ufficiale sbaglia, i suoi amici più affezionati lo lasciano solo con una rivoltella. No, ti vedo. Visto? Posso chiedere un favore alla cameriera, signora? Oh, sì, certo. Grazie. Mattia, dal cancello troverai il signor Gassin. Però fai finta di non vederlo, eh? Più avanti troverai anche un giovanotto sulla trentina. Gli dai questo biglietto, eh? E poi... Aspetti la risposta, eh? Grazie. Va bene. Dì a Melli di portare l'arrosto. Hai messo da parte un po' di denaro, tu?
Io. Tu stai zitta. E se vuoi un consiglio, mettiti a sedere. Se ho chiesto a tuo marito qualche cosa, vuol dire che ho le mie buone ragioni. Hai dei risparmi? Ma... no. Bravo. Benissimo. Continua così. Da parte del commissario Maigret. Aspetto una risposta. Parli piano. Come si chiama lei? Matilde. Grazie. Come ha detto che si chiama? Matilde. Me lo ricorderò. L'arrosto è semplicemente ignobile. L'hai fatto tu? No, Melì. Melì, da quanti anni ci racconti di essere una cuoca? Signore. Te lo dico io, da 5 anni. Non ti sembra che siano un po' troppi? Vattene. Sì, ma qui c'è bisogno di me. No, non c'è bisogno, siamo lì. Se non sa fare la cuoca, faccia almeno la cameriera. Vattene, voleva... vai a fare la passeggiata, vai al cinema, vai. Va bene, signore, grazie. Una di signori. Meno. È armato? Sì. Che stavamo dicendo? Ah, sì. Parlavamo dei risparmi che non hai. Fai conto che un bel giorno, bello per te, io crepi. Eh? Tu fai i tuoi calcoli e alla fine concludi che sei diventato ricco. Infatti, i miei soldi a chi potrebbero andare se non a mia moglie e a mia figlia? Ebbene, amici miei, sapete che cosa vi dico? Ho firmato un contratto con la Société Générale. Alla mia morte la Generale entrerà in possesso di tutte le mie società. Battelli, rimorchiatori, cave, impianti, uffici, tutto, tutto. Tutto. E verserà 40 milioni di franchi, tondi, tondi, ai miei eredi. Sono tanti, no? Pensa, capitano, quante ville potrai comprarti in Provenza per la primogenitura. Basterà soltanto che tu aspetti un po' più di 100 anni. Eh già, perché la General verserà questi soldi 100 anni dopo la mia morte. Mi consigli ancora di sparire con discrezione? Ma io le giuro. Ma non giurare! Non giurare, lo sai benissimo cosa sei. Sei una canaglia. E una canaglia onesta. Che è la razza peggiore, lei è come te. Da settimane che mi va raccontando la favola del bambino. Che aspetta il bambino. La puoi fare una scommessa? Sì, Bert? Facciamo venire qui un medico. E se lui confermerà la favola che tu aspetti un bambino, io vi verserò qui, davanti a tutti... 100.000 franchi l'uno sull'altro. Che tu lo creda o no, papà, io aspetto un bambino. Ah sì? Allora vuol dire che avrò un parente in più. I miei parenti. Miei parenti. La povera vecchia, brava moglie. Una figlia.
È un genero. Eccoli qua. I miei parenti. C'è una cosa che lei ha capito e loro no. Gliela vogliamo dire? Ma sì, tanto ormai. Miei cari parenti, io sono un assassino. Ma la prego, papà! Ah! E guardi, i miei parenti, tutto quello che sanno dire. Ma la prego, papà! Sì! Io, Émile Ducrot, ho ucciso un uomo con queste mani! E sapete come e perché l'ho fatto? Commissario, mi guardi? Sono un uomo forte, no? Per 20 anni nessuno era mai riuscito a piegarmi il braccio. Alzati. Alzati, levati di lì. Vedi la mano. Vedi la mano, su. Forza. Forza. No, no, non ci mette tutto l'impegno. Forza! Ecco, è successo tutto per questo. Certi abusi, caro commissario, si pagano. Gassin! Gassin! Chissà che aspetta. In fondo è l'unico che mi abbia voluto bene. L'unico. Andate a sentire. Una sera vado al battello di Gassin per trovare la sua amante. Che stupido, Maigret. Che stupido. Dunque, una sera vado là, un po' avvilito perché queste due canaglie avevano tentato ancora una volta di spillarmi dei quattrini. Salgo sul ponte e cosa vedo? Un furfante che implora, che bussa, che tenta di forzare la porta. Sento Aline che piange e allora tutto è stato chiaro. Chi aveva approfittato di Aline era là, era tornato ancora. Ma questa volta per difendere mia figlia c'ero io. Mia figlia! Hai capito? Mia figlia. Prendo per un polso quel disgraziato di Bébert. Sì, Maigret, era Bébert. Si torceva come un'anguilla, tentando di svincolarsi con le spalle oltre la murata per metà già fuori. Ero sempre stato il più forte, ma quella sera le forze mi sono mancate all'improvviso. Ho dovuto lasciare la presa. Il mascalzone ha smesso di divincolarsi, ha tirato fuori qualcosa dalla tasca e dopo ho sentito un colpo nella schiena. Si è tirato su e con una spallata mi ha buttato nell'acqua. Gassin! Ehi, vecchio! Che tipo! Gli ho dato 100 volte il tempo di sparare. Mélie! Mélie! Cosa fai? Me ne vado. Ah, prima di andartene, lì alla porta c'è Gassin, fallo venire qui. No. È un ordine. E io non ci vado. Già ti rifiuti? Sì. Mm.
Ho paura. Ma prima devi parlare con me, non puoi rifiutarti. Vieni. Vieni, vecchio. Vieni dentro, vieni, vieni a bere con me. Te lo fai un bicchiere di cognac, è buono, sai? Tieni. Hai capito quello che ho detto? Dopo farai quello che vorrai, te lo prometto. Quando io prometto, mantengo, vero, commissario? Di un po', tu. È vero o non è vero che con un pugno solo stendevo a terra chiunque? Sì, te lo ricordi? Sì, è vero. Quella volta che ci battemmo con quei marinai belgi a Chalon, quanti ne buttai a terra? ma lunedì Beber mi ha preso a tradimento per forza, avevo un coltello. Ah già, tu non sai niente, l'avevo sorpreso sul tuo battello mentre stava guardando la bambina che andava a letto. Hai capito? Voleva entrare. Hai capito adesso? Hai capito perché? Senti, vecchio. No, cosa vuoi tu? E se te ne devi andare, vattene, ma subito! Volevo dire al signore... Non ci sono signori qui! Cosa vuoi? Vuoi dei soldi? Tieni, prendi. Chi ci rimette, ci rimette. Vai! E non farti più vedere! Che stavamo dicendo? Ah, sì, parlavamo della bambina. Ora, al posto mio, tu che avresti fatto? Che fosse figlia mia o tua, in quel momento non aveva nessuna importanza. Ma quel mascalzone però non doveva toccare un'altra volta. Capisci? Tu che avresti fatto al posto mio? Solo per quello che ha fatto a me, vedi? Io non l'avrei ammazzato. Ma c'era mio figlio, che in fondo è morto per colpa sua. Senti, io te voglio dire una cosa. Mia moglie, tutto il resto, non conta nulla. Quello che conta è quando noi due eravamo insieme. Dinamite. No, non c'è pericolo. Continui. Volevo dire, quando noi due eravamo... Pazzesco, Dinamite! Ma potevamo saltare tutti in aria! E invece siamo ancora qua. Di a Melire. Ah, già. La stupida se n'è andata. Senti, Jean, vuoi portarlo tu un po' di caffè, per favore? Ecco, la tragedia è finita. Ci ritroviamo in famiglia. Si prepara il caffè, si sparecchia la tavola. Dinamite. La adoperano nelle mie cave, vero? Era la stessa che tenevamo a bordo e quando si incontrava un branco di pesci, paf! Sai qual è la cosa che mi ha torturato di più nella mia vita? L'averti tradito con tua moglie, non so nemmeno io perché l'ho fatto, è stata una stupidaggine. E dopo non è stato più lo stesso. Stavo alla finestra, vi vedevo laggiù sul battello, te, tua moglie, tua figlia. Capisci, vecchio mio? In fondo, tra noi due, il più felice sei stato tu. Davvero? Rimuovi la cartuccia. Io te la ridò. Ma capisci, qualcuno che deve difendere Aline, bisogna che resti. E questo è il punto. Lo sai che nemmeno tua moglie sapeva se Aline era figlia mia o era figlia tua? Come
commissario, quanto mi daranno per bevere? Non lo so. I giurati potranno tener conto di alcune attenuanti. Beh, io sono stanco. In fondo qualche anno di tranquillità gioverà alla mia salute. E poi prenderò un barcone, il più piccolo che ci sia, come era l'Aigle primo. Di qualcosa, diavolo! Cosa vuoi che ti dica? Lo capisci che non c'è niente altro adesso che conti per me? Combineremo ancora qualcosa insieme, sai, vedrai, tu riprendi il tuo battello e te ne vai per il fiume. Un bel giorno ti sentirai chiamare da un rimorchiatore, sarò io. La gente non capirà, la gente dirà, quello, gli affari gli sono andati male, invece non è vero. Io voglio ritornare sul fiume da dove sono venuto, hai capito? Gassin, commissario, sono le 11. Posso fare una proposta? Dormiamo tutti qui e poi domattina andiamo via tutti insieme. No, no, non voglio scappare, no. C'è anche il suo ispettore là fuori, no? Ci posso? Ispettore! Ispettore! Venga, il suo capo la vuole. Eccomi. Venga, venga a bere un caffè con noi. Alzati su. Sono stanco morto, ma... ma mi sento meglio così. Ecco. Grazie. Tieni un... guarda, cosa vuoi in tasca? Non sono accorto. Senta, mi dia la sua rivoltella e mi giuri che non ci sono altre armi in casa. Glielo giuro. Andiamo. Lo creda o no, commissario, in tanti anni non sono mai riuscito ad andare a dormire senza mia moglie. E io credo proprio che su quella vecchia chiatta che risalirà la Senna ci sarai anche tu, vicino a me. Ci penso. Cosa pensi? Ah, scusi capo, buongiorno. Hai dormito bene? Sì, ho dormito bene. E tu? Ho capito, ecco. E allora? E allora niente di nuovo, tutto tranquillo. Ho sentito solo... la figlia, sa, che discuteva col marito fino alle 2. Poi tutto... Posso bere un goccio, un po' d'acqua, sa? La mattina... sarà un po' calda però, Ma sa, tutto... l'ideale sarebbe, ecco, un bel caffè. Permesso? Avanti. Buongiorno, ecco il caffè. Lupus in tabula. Lupus in fabula, ignorante. Comunque è arrivato il caffè. Grazie. Matilde? Matilde? Posso avere un caffè? Certo. Permesso? Avanti. Buongiorno, ben alzati. Posso prendere un caffè con voi? Ecco, ben alzati. Scusi se mi presento così, ma è mia abitudine mettermi la camicia soltanto un minuto prima di uscire. Bene. A proposito, cosa posso portare con me in prigione? Oh, grazie, Matilde. Hai pensato al mio amico Gassin? Ho pensato, ma non rispondo. Lo sai, il sonno duro, sempre così. Quando viaggiavamo insieme, dovevo buttarlo giù dalla cuccetta per svegliarlo. A proposito, senta, che avvocato mi consiglia? Oh, mi scusi.
possiamo uscire subito, eh? Prendiamo con noi Gassin, lo lasciamo al battello, così forse potrò vedere anche Aline. Sì. Andiamo a buttare giù dal letto? Andiamo. La poi, andiamo. Ma cosa vuol dire? Gassin. Gassin. C'è il sonno duro, il vecchio orso, glielo dicevo. Ehi! Gassin! Mi senti? Il cuore non ha retto. Sua moglie e Aline. Allora è come se l'avessi ammazzato io. Il tassì è qui fuori, signor Ducro. Vengo a Parigi. No. Senti, papà. Non farò niente di quello che ho detto ieri sera a proposito dei soldi, se è questo che vuoi sapere. Non si tratta di questo. Io e te non ci siamo mai parlati, papà. Siamo stati tanti anni insieme. Sì, io ti vedevo ogni giorno, mamma. Ma ti vedevo così, come vedevo quel mobile o quella pianta laggiù. Tu comandavi e io obbedivo. Tu comandavi e io mi ribellavo, sempre così. Ma c'era l'abitudine. Adesso tu te ne vai e so che non ti vedrò per un po' di tempo. Ma non perché non vorrò vederti, ma perché non potrò. Ecco, capisci? La differenza è tutta qui. Oh, scusa. So che tu non puoi vedere le lacrime, ma... Che cosa ci posso fare? Se mi vengo in stiamo... Non ti preoccupare per Ali. Ci penserò io. Andiamo? No, non aspetti la mamma. Andiamo. Papà. Che c'è, Bert? Cos'è, la prima volta che vado a Parigi? Lo so, vecchio amico mio, perché l'ho tradito quella volta. Eppure deve credermi, non sono mai stato tanto felice come ieri sera. Mi pareva... No, non lo so spiegare. Quando siamo rimasti soli, mia moglie mi ha abbracciato e mi ha detto che sono buono. Povera donna. È incredibile. Che cosa? Niente.
posso comprare una pipa del tabacco? Ma preferisco vederla da qui. La lettera di Cassin. Cara Emma, ti scrivo per comunicarti che sto bene, lo stesso spero di te. Vorrei però avvertirti che se mi dovesse accadere qualcosa, mi piacerebbe essere sepolto nel cimitero del nostro paese, vicino a nostra madre, e non più a Charenton come una volta ti avevo detto. Per il resto va tutto bene perché so quello che devo fare. Io non posso. Andiamo. Come
canzone suona. Era il solito frin frin, ma ogni nota parlava di te. Me ne andai da quel caffè, giurai di non tornarci più, invece la sera se passi mi trovi lì.